Passiamo a Tribano, dove i lavoratori della Brio SRL sono in sciopero ormai da 5 giorni. L'azienda, si occupa della movimentazione dei pneumatici, per la Michelin, per tutto il Triveneto e l'Emilia Romagna. Il rappresentante sindacale per la DL Cobas qui, della Brio SRL, i motivi di questa protesta. Sì, infatti da lunedì scorso che siamo in sciopero a oltranza per il raggiungimento degli obiettivi. L'obiettivo principale è quello di raggiungere un'intesa con l'azienda CEVA, Michelin, Brio, cioè le aziende coinvolte in questo cantiere. L'intesa dovrebbe essere su un piano sociale, per dopo la chiusura del sito prevista per novembre-dicembre prossimo. E il piano sociale, siccome che all'interno c'è una realtà abbastanza complicata, come che succede anche ormai a più parte dei cantieri della logistica in Italia, sto sistema delle scatole cinesi, la logistica è della Michelin, che ha una ventina di dipendenti suoi. Però dello carico e dello scarico lo dà in appalto alla CEVA, che a sua volta lo dà in appalto a Brio, che è l'azienda una iniziativa che è partita con un sciopero normale, tranquillo, abbastanza danni. Noi abbiamo fatto la scelta oggi, l'ultimo giorno della settimana, di alzare un po' il tono, mettendo un presidio davanti ai cancelli per rallentare, a merci, bloccare l'accesso dei mezzi, il transito, insomma, in entrata e in uscita. E sembra che questa nostra iniziativa sta dando frutto, perché un attimo fa ha raggiunto la notizia che la CEVA sta accettando le nostre richieste fino al 95-96% per il momento. Adesso sicuramente oggi verso l'1:30-2 dobbiamo avere un incontro con loro per perfezionare un vero accordo sul piano sociale. Bene, la protesta parte da una, diciamo, differenza di trattamento, no, tra i dipendenti della Michelin e quelli che sono poi dopo, tutte le altre aziende della catena nell'appalto. Lavorano 25-26 dipendenti Michelin. A loro è stato fatto già un piano sociale anche abbastanza, diciamo, equilibrato, però equilibrato solo per loro, perché alla fine noi per 20 anni abbiamo lavorato anche a noi per la Michelin. Questo piano che loro hanno fatto non ci riguarda in niente, quindi per noi era zero. E da là è partita, perché abbiamo sempre chiesto che non ci siano lavoratori serie A e serie B, serie C. Quindi la lotta ha preso come obiettivo questo. Abbiamo sempre chiesto che ci siano trattamenti economici, sociali, uguali anche per quelli che non sono dipendenti diretti, diciamo, Michelin. Oggi noi possiamo che a questo punto riusciamo anche magari a raggiungere un accordo migliorativo rispetto a quello della Michelin. Adesso siamo nelle prime fasi, però si riesce a portarla fino alla fine, sarà un precedente a livello nazionale, quindi ci auguriamo che sia. Allora, è venuto questa mattina anche l'onorevole Giovanni Paglia di Sinistra Italiana a trovare i lavoratori in sciopero ormai da 5 giorni qui a Tribano. Responsabilità politica, essere vicino a lavoratori che perdono un posto di lavoro, a
caso di scelte che sono sempre orientate a massimizzare i profitti, ma senza mai tenere conto della vita delle persone. Qui peraltro, come in tante altre situazioni, abbiamo il fatto che si dividono i lavoratori fra chi ha la possibilità di avere una continuità lavorativa, di reddito, una buona uscita, perché fa parte, diciamo, dei lavoratori diretti, mentre tutti quelli in subappalto, in appalto e in subappalto vengono lasciati in mezzo a una strada senza che si voglia contrattare nulla. Questo non è accettabile, questa è una responsabilità politica precisa di un sistema che favorisce lo scaricare i costi sempre sulle spalle dei più deboli. Ora c'è una trattativa in corso, l'augurio che possa andare a buon fine, altrimenti farò tutto quello che è possibile sul piano istituzionale, sia a livello nazionale, dove sono anche sollecitando rappresentanti locali, perché facciano da mediatori, almeno quel minimo di equità nella chiusura di un'avvertenza che comunque riguarda la perdita, l'ennesima perdita anche per questo territorio di capacità produttiva. Grazie.